Antonio Fusco, presidente dell'associazione Arche, che insieme con l'Aristeia Farmaceutici ha organizzato questo sit-in. Ma questa associazione Arche di cosa si occupa? Ecco. Arche è un'associazione, ma principalmente siamo un gruppo di amici. Siamo la maggior parte studenti universitari, io sono laureando in medicina. Qui oggi vedete tanti dei nostri soci, tanti dei nostri volontari, che sono tutti laureandi nell'area sanitaria. Noi oggi qui, ora parleremo del progetto. In generale come associazione ci occupiamo di tante attività che vanno dalla cultura alla formazione. Principalmente fino ad oggi ci siamo occupati di formazione in ambito sanitario, quindi ci siamo rivolti per lo più ai colleghi. Oggi quello che vogliamo lanciare è un cambiamento, cioè andarci a rapportare direttamente con la cittadinanza, quindi andare a fare un rapporto principale con il cittadino che domani con la prevenzione del rischio cardiovascolare può essere il primo paziente e quindi andare alla radice a risolvere la situazione. Simone, buongiorno, studente di medicina. Cos'è il progetto Proteggi il tuo cuore e di cosa si occupa? Allora, il Proteggi il tuo cuore è quasi una necessità. È una necessità, una risposta nei confronti delle malattie cardiovascolari e della poca conoscenza che c'è nei confronti di queste, soprattutto per quanto riguarda i fattori di rischio e i fattori di prevenzione. La definisco una necessità perché al giorno d'oggi le malattie cardiovascolari stanno al primo posto in termini di morbilità e di mortalità nei paesi industrializzati, mentre ancora nei paesi non industrializzati abbiamo le malattie infettive. Capiamo bene che sono numeri importanti, soprattutto perché sono delle malattie in cui non è presente uno specifico agente eziologico, ma sono delle patologie legate fondamentalmente al nostro stile di vita, quindi alle nostre abitudini legate alla quotidianità, insomma, quindi abitudini alimentari, l'abitudine o meno a un'attività fisica costante, e a delle cattive abitudini come il fumo di sigaretta, appunto delle cattive abitudini a tavola, quindi sono delle malattie quasi autoindotte dal soggetto. È vero che andiamo a riconoscere anche dei fattori ereditari che possono intervenire, ma in grandissima percentuale sono patologie causate dal nostro stile di vita. Quindi per questo ho definito una necessità Proteggi il tuo cuore, perché nasce la necessità proprio di andare ad informare la popolazione generale su questa grande piaga che noi da studenti oggi e da medici domani dobbiamo andare a combattere, insomma. Insieme a tanti altri colleghi dell'associazione Arche, oggi siete presenti sul lungomare di Catania con questo progetto, con uno screening gratuito offerto appunto ai tanti curiosi, ai tanti visitatori. In cosa consiste, ecco, questa giornata di prevenzione? Allora, questa giornata di prevenzione, appunto, quindi di sensibilizzazione, l'abbiamo voluta impostare andando a rilevare dei dati fortemente legati alle patologie cardiovascolari, come appunto la glicemia, quindi il livello di glucosio nel sangue, il livello di colesterolo nel sangue, la pressione arteriosa e l'indice di massa corporea. Attraverso questi vogliamo indirizzare, intanto appunto sensibilizzare la popolazione, indirizzare, individuare dei soggetti a rischio e indirizzarli dal proprio medico per cominciare un percorso, insomma, guidato per poter essere seguiti, appunto. Fra l'altro Proteggi il tuo cuore è anche su internet e anche sui social, quindi è possibile anche tenersi in costante aggiornamento sui vari fattori di rischio, sulle nuove scoperte anche in termini scientifici. Assolutamente, proprio dalla collaborazione con Aristeia infatti possiamo godere di un sito internet nel quale noi andiamo a spiegare tramite articoli alla popolazione queste patologie cardiovascolari, i numeri delle patologie cardiovascolari che sono molto importanti perché ci permettono di colpire proprio, arrivare al cuore della persona, insomma facendo capire l'importanza di queste malattie. E secondariamente siamo presenti appunto anche su Facebook con la nostra pagina che ha ricevuto tantissimi like e tantissimi consensi nel giro veramente di pochissimo. Luca Leanza, presidente di Aristeia Farmaceutici, nonché ideatore del progetto Proteggi il tuo cuore. Avete deciso di sposare questo progetto piuttosto ambizioso, di comune accordo con l'associazione Arche.
In cosa consiste il progetto e da dove è arrivata l'idea? Allora, l'idea nasce dall'esigenza di fare formazione di informazione presso la cittadinanza, che significa che abbiamo valutato come c'è tanta disinformazione, come un gruppo di studenti universitari poteva, come dire, rispondere a questa domanda. Quindi quello di dare quante più informazioni possibili relativamente a problematiche legate alle malattie cardiovascolari. La prevenzione fondamentale prima di ogni cosa e poi i rimedi nel momento in cui il paziente dovesse riscontrare dei valori anomali e quindi dover intervenire nei confronti di una probabile patologia. Da lì nasce il progetto Proteggi il tuo cuore. Proteggi il tuo cuore è una delle aree tematiche di Aristeia Farmaceutici e ce ne saranno delle altre come gambe pesanti, come capelli vivi ed eventi in farmacia. Sono tutte piattaforme che si possono trovare online e hanno lo scopo di informare per proteggersi, informare i pazienti su delle problematiche. Proteggi il tuo cuore ha questo scopo, quello di dare la possibilità a un comune cittadino di informarsi gratuitamente seguendo il sito www.proteggituocuore.it, dove può calcolare il suo rischio cardiovascolare, dove può calcolare il suo indice di massa corporea, dove può trovare un nutrizionista, una palestra convenzionata, piuttosto che un cardiologo a sua disposizione per trovare i rimedi esatti. Noi come azienda prepariamo alcuni prodotti inseriti all'interno della classe degli integratori alimentari come il Monacol Q10 e il Neolip 1000, che sono delle validissime alternative come coadiuvanti di un'alimentazione corretta per la gestione del colesterolo piuttosto che dei trigliceridi. Insomma, l'iniziativa ha questo scopo, quello di unire informazione a quello che poi può essere il risultato finale, quindi la salute prima di tutto. Fabio Calì, studente di medicina, sei anche un blogger, quindi anche tu scrivi su proteggiiltuocuore.it. Uno dei pezzi recenti, particolarmente apprezzato, particolarmente interessante, riguarda una patologia da non trascurare, l'ictus. Sì, esattamente, l'ictus è una delle principali cause di morte purtroppo, ma rientrando appunto nel più ampio capitolo delle malattie cardiovascolari, può essere anch'esso previsto e prevenuto da tutta una serie di accorgimenti, stili di vita come l'abolizione del fumo, insomma tutta una serie di comportamenti, atteggiamenti, attività fisiche e quant'altro che se opportunamente adoperati è possibile appunto, ci possono condurre ad una riduzione considerevole del rischio. Il nostro compito è appunto quello non tanto di fornire dei singoli dati quanto piuttosto portare un messaggio a casa che consiste appunto nel sottoporsi regolarmente a dei controlli, a dei test, glicemia e quant'altro al fine appunto di ridurre questo rischio cardiovascolare. L'ictus, come ben sappiamo, è tra tutte le patologie cardiovascolari, è la seconda causa di morte ed è dovuta appunto ad un ridotto afflusso di sangue al cervello che a causa delle menomazioni piuttosto importanti che rischiano veramente di affliggere la vita dei pazienti. Beh, basti pensare che un soggetto con ictus può da un giorno all'altro ritrovarsi in sedia a rotelle o a non poter più parlare, a non poter più svolgere delle azioni quotidiane che prima riusciva a fare normalmente. Siamo consapevoli appunto del fatto che una situazione del genere possa essere piuttosto dura da sopportare per tutti i pazienti, quindi prevenire insomma è meglio che trovarsi in questa situazione. Ecco. Luca Crimi, interno in endocrinologia al Policlinico di Catania. Quest'oggi c'è lo screening gratuito organizzato appunto dall'associazione Arche in collaborazione con Aristeia Farmaceutici. Fra gli screening importanti si misura anche la glicemia. Glicemia, dislipidemia sono sicuramente due aspetti che vanno piuttosto attenzionati quando si parla di rischio cardiovascolare. Esattamente, come noi tutti sappiamo, appunto, la sindrome metabolica rientra in uno dei più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, appunto, e si va a dosare la glicemia e anche le dislipidemie, quali il colesterolo totale, ed è questo qui quello che noi ci siamo prefissati di fare, cioè di invogliare le persone appunto a uno screening. Chiaramente uno screening che deve essere fatto nel tempo, se no non ha alcun senso, ed è questo noi quello che andiamo a vedere spesso in ambulatorio, cioè molti pazienti lasciati a se stessi, perché chiaramente non controllando questi parametri che sono soggetti a delle variazioni nel tempo, chiaramente sono dei pazienti che vanno attenzionati, e soprattutto noi sappiamo appunto le dislipidemie come l'ipercolesterolemia, e anche la glicemia, soprattutto nei pazienti diabetici, va, diciamo, tra virgolette, a fare a pugni con le arterie dei soggetti e quindi poi a portare a eventi cardiovascolari maggiori, quali ictus e infarti a livello del miocardio. Quindi quello che noi vogliamo fare è invogliare le persone a uno screening sempre più serrato, tra virgolette, sempre nel rispetto comunque della quotidianità delle persone, e noi vogliamo appunto far capire l'importanza di controllarsi ripetutamente, di avere attenzione anche a questi parametri che sono, diciamo, la prima linea, quindi la cosa più importante è fare una prevenzione primaria e quindi controllare questi parametri che sono facilmente controllabili e quindi possono darci degli indizi anche su poi interventi maggiori eventualmente. Pier Giorgio Cataldi, studente di medicina, quest'oggi in questa giornata dedicata allo screening per prevenire le malattie cardiovascolari, si parla tanto di colesterolo, spesso e volentieri si tende a fare anche un po' di confusione, HDL, LDL, proviamo un po' a chiarire le idee della gente. Beh, allora, per quanto riguarda il colesterolo, è il primo fattore di rischio per le patologie cardiovascolari. In questo caso il colesterolo perché è così importante? Perché sta alla base di una patologia che comunque comporta l'insorgenza appunto di malattie come infarto, o di eventi come infarto o ictus, che sta appunto come l'aterosclerosi. Quando parliamo di HDL, DL, colesterolo buono, cattivo, si intende praticamente un tipo particolare di colesterolo che viaggia, diciamo, legato a particolari proteine plasmatiche, le quali hanno differenti ruoli. Per quanto riguarda l'HDL, definito come colesterolo cattivo e buono, viene definito così perché ha una particolare funzione, ovvero quella di diciamo, ripulire, tra virgolette, le porzioni periferiche del distretto vascolare, quindi le arterie principalmente, e portare il colesterolo libero, diciamo, a livello centrale, quindi a livello degli organi che metabolizzano il colesterolo, principalmente il fegato. Quando invece si parla di LDL, ovvero colesterolo cattivo, questo è il principale, diciamo, fattore che comporta appunto l'ispessimento successivo della parete, dei vasi, che appunto è legato alla presenza di questo colesterolo. Oggi è fondamentale tenere sotto controllo questi parametri, perché appunto il monitoraggio di questi valori ci permette di controllare e quindi proteggerci da una possibile patologia che è prevenibile, ovviamente. Siamo con Matteo Cavallo, studente di medicina, sei anche un blogger, fra l'altro stai seguendo il portale Proteggi il tuo cuore, all'interno del quale si trovano spesso e volentieri tanti articoli che riguardano anche quelli che sono i fattori di rischio. Uno dei fattori di rischio indubbiamente è il fumo. Sì, dici bene, il fumo è sicuramente, quindi il tabagismo, abitudini più comuni, si calcola che circa una persona su sei al mondo sia fumatore. Proprio per questo è uno di quei fattori di rischio modificabili, legati proprio per l'appunto alle nostre abitudini, su cui noi investiamo particolarmente, perché appunto i soggetti fumatori hanno una probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari tre volte maggiore rispetto a chi non fuma, proprio per quelli che sono gli effetti legati sia all'ossidazione, quindi nella formazione della placca aterosclerotica, sia anche del contenuto di ossigeno all'interno dell'emoglobina che viene scalzata dal monossido di carbonio presente appunto nel fumo. Quindi possiamo dire che ridurre il quantitativo di sigarette giornaliere, o meglio ancora debellare totalmente il fumo dalle proprie abitudini quotidiane, contribuisce in maniera
più che positiva alla riduzione del rischio cardiovascolare. Assolutamente, ricordiamo tra l'altro che vengono considerati fumatori anche chi fuma una singola sigaretta al giorno, quindi sfatiamo magari il mito di chi dice di fumare una singola sigaretta e non sentirsi fumatore, mentre per non essere definiti fumatore bisogna aver consumato l'ultima sigaretta da almeno 12 mesi. Si è visto che appunto debellare il fumo porta a una riduzione del 30-40% della probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari.